Il sale è un piccolo ingrediente che però fa tanta differenza per la nostra salute. Perché? Perché il sodio aumenta la nostra pressione sanguigna e l'alta pressione sanguigna è la seconda causa di morte prematura. Se vogliamo vivere a lungo, quindi occhi aperti, portiamo la lente di ingrandimento o gli occhialetti al supermercato per leggere quanto sale c'è nei cibi. Quanti di noi portano in ufficio un pacchettino di cracker o lo portano sempre in borsa per sopperire a quel buco nello stomaco quando magari abbiamo saltato il pranzo? Scegliamo i cracker che abbiano meno sale, il meno possibile. Mi chiamo Chiara Manzi, sono nutrizionista specializzata in nutrizione culinaria e nutrizione anti-aging, la nutrizione della longevità. Ricerca non è facile, inforchiamo gli occhialetti per andare a scoprire quanto sale c'è nei cracker. Abbiamo qui questo cracker che parla di semplicità, di verdure, di semi, una confezione verde che ci parla di natura, vegano, quindi sembra qualcosa che possa farci del bene, 100% farina integrale. Ma giriamo l'etichetta e andiamo a leggere che abbiamo addirittura 2,5 grammi di sale per ogni 100 grammi, la metà di quello che potremmo consumare in tutta la giornata. Ecco qui un altro pacchetto che ci parla di salute, già il marchio Misura ci parla di misura, abbiamo pochi grassi saturi, mais soffiato. Ovviamente cercare il quantitativo di sale non è facile, ma l'abbiamo trovato, anche qui decisamente alto, il 2,2%. Ecco qui un altro prodotto rustico, ci parla di integrale, ci parla di ricchezza in fibre e leggiamo che ha il 35% in meno di sale. Andiamo a vedere qual è il quantitativo. Il quantitativo di sale è 1,25. Sicuramente molto più basso di tanti altri, ma ancora molto alto. Con 100 grammi di questo prodotto noi consumiamo circa il 30% del sale, un terzo del sale che potremmo consumare tutta la giornata. Il prodotto con meno sale che ho trovato oggi al supermercato sono questi fiori all'acqua con farina integrale, ricchi di fibra, abbiamo l'1,15% di sale. Ancora comunque troppo alto, se consumiamo 100 grammi di questo prodotto abbiamo fatto fuori già un 25% del sale che possiamo consumare in tutta la giornata, circa un quarto di quello che possiamo consumare in tutta la giornata. Capiamo bene che in cucina quasi non dovremmo aggiungere. Cosa dobbiamo fare allora? Niente cracker nella nostra borsetta? Per fortuna ho trovato un prodotto che potrebbe sostituire i cracker. Purtroppo tra i cracker non ho trovato niente con poco sale. Ecco qui dei grissini iposodici, scritto bello in grande. Andiamo a vedere e il sale è davvero pochissimo, lo 0,1%. Tra l'altro un prodotto anche con pochi grassi e senza zucchero, solo lo zucchero naturalmente contenuto nelle farine. Il contenuto di fibre è anche discreto, quindi abbiamo trovato un prodotto che possiamo mettere in borsetta. Ho trovato altri grissini iposodici senza sale, il contenuto di sale è praticamente irrilevante, ma ormai abbiamo imparato a leggere qualcosa che non c'è scritto in etichetta, ovvero il contenuto di acrilammide. Questo marroncino che si sviluppa in cottura è altamente cancerogeno, ne bastano pochi grammi ogni giorno per aumentare il rischio di tumori. Pertanto questo prodotto lo lasciamo sullo scaffale del supermercato. Occhio al sale, innanzitutto quando siete a casa in cucina pesatevi 2 grammi di sale per persona, metteteveli lì vicino ai fornelli e quello vi deve bastare per tutta la giornata, perché possiamo consumare soltanto 5 grammi di sale al giorno. Quanto ne troviamo nei prodotti che compriamo già al supermercato? Guardiamo bene ad occhi aperti le etichette per comprare sempre i prodotti che abbiano il minor contenuto di sale. Quando compriamo i cereali abbiamo imparato ad aprire la confezione e verificare se il colore all'interno è quello che c'è anche all'esterno. E apriamo e vediamo che purtroppo, diciamo, la colorazione di questi grissini è abbastanza marroncina, più che dorata.
Pertanto sarebbe molto meglio se i prodotti fossero più chiari per ridurre il contenuto di acrilamide.